Sud, bentornati e buon caffè. Buon caffè, caffè a Domenico De Angelis. Salve. Allora, Domenico è un carissimo amico, prima di qualsiasi altra cosa. Grazie. Poi, un uomo, un giovane di grande, grandissima fede, di grande impegno nello studio, perché stai facendo anche il tuo cammino per diventare giornalista. Lo spero un giorno. Ma sì, ma tu lo sei già. E soprattutto in questo periodo veste la veste candida del dirigente di una particolare squadra di calcio che si chiama ASD Saint-Michel. Sì. Che cosa è l'ASD Saint-Michel? Allora, come hai appena detto tu, a prima vista è una squadra di calcio a 11 che è iscritta regolarmente nel girone H del nostro campionato di terza categoria della Piana, ma non è solo questo, ma ti potrei dire di più, perché questa Saint-Michel è un sogno divenuto realtà da parte del presidente Don Godioso Mercuri, è una realtà che è un sogno per tanti ragazzi. Il sogno, perché ha avuto ispirazione questa squadra di calcio in una particolare occasione, che è l'incontro che ha avuto Don Godioso Mercuri con il pontefice, il nostro pontefice che è Papa Francesco. Lui era il portavoce dei sacerdoti che fanno parte del rinnovamento e ha avuto in quel momento una specie di ispirazione. Quindi questo è il sogno, è stata una vera e propria ispirazione. E ha concretizzato questo chiamando a sé, attorno a sé, alcuni laici che hanno voluto appoggiare concretamente questo progetto. E da là la ricerca di giovani, tra virgolette, talenti, dove il talento è quello però non solo calcistico, ma il talento nascosto che c'è in ognuno di noi, che vuole essere valorizzato attraverso l'educazione. Insomma, tutto è la Saint-Michel, tranne che una semplice squadra di calcio. Sì, no, ma in realtà è uno squadrone di giovani, uno squadrone di combattenti, perché poi San Michele Arcangelo è proprio il combattente, il battagliero, è lui che ci ha salvati, no? Infatti, con la sua spada infuocata. Lui è l'Arcangelo Michele, è colui che ha, diciamo così, rimandato negli inferi il maligno e ha tenuto salda la fede, si è fidato della parola di Dio. Questo nome, San Michele Arcangelo, non è stato scelto così a caso, perché rappresenta anche il protettore delle forze dell'ordine, come sai, e anche in maniera impropria di altro. Noi scegliamo la versione del protettore delle forze dell'ordine, a questo ci appoggiamo, anche perché il nostro è un progetto di legalità. Questa trasmissione, ho visto, appoggia e sposa anche lo slogan Mafia No. Noi siamo anche su questa linea d'onda, per cui è un progetto di legalità chiaro, molto chiaro, preciso, è una direttiva che abbiamo dato fin dall'inizio. E questo cerchiamo di fare attraverso il mezzo che è il calcio. Per noi il calcio è solo un mezzo educativo. A quel fine là. Tu sai che lo sport in generale ha un concetto molto chiaro, che è quello del fair play. Per insegnare questo fair play c'è bisogno di tanta educazione e tanto insegnamento previo, prima. Quindi sostanzialmente ci alleniamo durante la settimana, i giocatori si allenano durante la settimana, ma nel mezzo di questi allenamenti ci sono anche due psicologhe dello sport che insegnano loro a essere educati in campo, i gesti di educazione anche nel campo di gioco, ma non solo. Il sacerdote, per esempio, Don Godioso Mercuri, fa delle vere e proprie catechesi. La partita più bella finora che abbiamo vinto, la prima, è stata non in un campo di calcio, ma in una chiesa, quella di Laureana di Borrello. Là si è celebrata una bellissima messa, una santa messa, in cui tutti i giocatori e al seguito le famiglie hanno partecipato. E vedere, ti confesso che vedere due confessori e due file di ragazzi ad accostarsi al sacramento della confessione e ad accostarsi al sacramento della comunione, a recitare il Padre Nostro insieme, che è la preghiera insegnataci direttamente da Cristo, piuttosto che recitare sempre insieme, abbracciati tra ragazzi, proprio abbracciati, è una cosa bellissima.
anche recitando quella che Don Godioso ha preparato, la preghiera del calciatore, è una partita vinta in partenza. Il risultato sì, sportivo è e poi, l'ultima certo, cosa, poi insomma, cosa. Soprattutto in questi tempi di grave crisi morale per la Chiesa, perché la Chiesa cattolica, non possiamo nascondercelo, insomma, sta vivendo un momento di gravissima crisi morale. Sicuramente Papa Bergoglio sta cavalcando il drago, no? Quasi c'è, forse sta rivestendo un po' l'immagine di San Giorgio che sta lottando contro un drago che è un drago interno, un drago che proprio in queste ultime ore ci siamo resi conto, insomma, lui nei giorni scorsi ha parlato proprio dell'arroganza del potere all'interno della Chiesa e della fede. Lui sta sicuramente Bergoglio sta difendendo una fede semplice e pura, che è quella che lui conosce perfettamente, che è quella dei bassi fondi, delle periferie delle sue città argentine, dove tanto si è speso, e non sono così differenti dalle nostre, insomma, le nostre periferie hanno bisogno sicuramente di guide sane, di guide pulite. Molti giovani sacerdoti sono su questa lunghezza d'onda. Immagino che, io non lo conosco personalmente, immagino che Don Mercuri sia sulla stessa lunghezza d'onda. La cosa bella è che voi state come dire, affratellando dei fratelli che non sanno di essere fratelli, no? Questa è la cosa bella. Molto vero, spesso sì. Per strada i ragazzi non sanno di essere fratelli, no? Infatti questo è un bel gruppo che si sta formando, e all'interno del gruppo c'è il nostro, quello di WhatsApp, sai che si fanno questi gruppi, e vederli tra di loro chiamarsi buongiorno fratelli o buonanotte fratelli tra di loro è bellissimo per noi, ci restituisce un sano senso di orgoglio. E vedere poi che trattano gli avversari come non avversari in quanto nemici da sconfiggere, no, certo, ma li trattano come parte essenziale del gioco, perché senza l'altro non si può giocare. Non ci si diverte. E scendere in campo col sorriso, per quanto ci riguarda, piuttosto che farsi un segno, che è un simbolo, quello, il segno della croce, che dagli spalti vedono questa partita, restituisce un senso di anche purezza, se così si può dire. Sì, è vero. Poi questo sì, noi cerchiamo vedi, di fare. Quando si dice un incontro di calcio, poi negli ultimi anni è diventato uno scontro di calcio, no? Invece l'incontro di calcio dovrebbe tornare ad essere proprio quello, no? Infatti. Ma solo la purezza dei giovani può darlo. Infatti ci stiamo provando, ci stanno provando tutti, anche i ragazzi, anche se è difficile, ti dirò la verità, però non sono già angeli, ma spero lo diventeranno attraverso questo progetto. E un qualcosa che ti posso aggiungere, ed è molto bello per noi, è che l'attenzione mediatica è anche alta su questo progetto, e ci fa piacere perché è un orgoglio, è un sano orgoglio per noi, anche perché questo progetto è un unicum sia nel panorama locale, regionale, ma anche credo nel panorama nazionale. E attraverso questo progetto credo noi stiamo dando un messaggio molto concreto, che bisogna riappropriarci di quel sano, di quella sana visuale, quel sano vedere il sud da sud. E visto che siamo in questa trasmissione, anche attraverso Sud, certo. Quindi è quasi un lancio pubblicitario, ma... No, ma è vero. Bisogna ritornare a raccontarci noi le cose, sì, questo è quello che penso. Guarda, io credo che se noi riusciamo a recuperare le sane partitelle sul sagrato della Chiesa, le sane passeggiate, no? Fatte magari con l'amico, riuscire a trovare il tempo di farsi quelle belle passeggiate e fare delle belle conversazioni su tutto, anche su quelli che sono i grandi temi che a volte sembra che da un paesino si possa risolvere. Beh, io se penso ai filosofi greci, no, che noi oggi studiamo come degli enormi pensatori, in realtà ai tempi dei greci erano considerati dei vagabondi, no, e a volte senza casa. C'è chi addirittura era senza vestiti, come il povero Diogene, no? Per cui immaginare di recuperare quella naturalità che piano piano invece abbiamo perso negli anni, forse
si riuscirà a recuperare il vero rapporto con Dio. Voi state facendo un bellissimo lavoro sicuramente, perché la prima compagine che si deve vedere in quei luoghi perché si possano santificare sono proprio i gruppi di giovani. È vero. E voi attraverso questa squadra state ottenendo veramente il primo risultato, perché i primi ad arrivare sul luogo da bonificare sono i giovani. Poi che siano già angeli con le ali dietro o che le ali non ce le abbiano, quello è... È un progetto educativo che tende anche a rievangelizzare i giovani, anche perché sono lontani alcuni dalla Chiesa Cattolica e attraverso il calcio, attraverso questo progetto, hanno l'occasione anche di sentire parole di verità. E se dette da un sacerdote hanno un peso diverso che se dette da ognuno di noi. Noi siamo chiamati però alla testimonianza e testimoniamo i veri valori attraverso un campo di calcio. Abbiamo scelto quello come luogo di predilezione della nostra evangelizzazione. È giusto, perché il cristianesimo passa attraverso l'esempio di grandi uomini, di uomini a prescindere poi che siano cattolici o che appartengono ad altre confessioni. Però insomma il cristianesimo di base è la strada, è la via, questa è la cosa più importante. Poi, ripeto, se si riuscirà a dare a questa chiesa quel meraviglioso significato iniziale, sicuramente sarà un lavoro che avranno fatto più i poveri di spirito che non... a volte delle tonache fin troppo ricamate. Grazie Domenico. Grazie a te. Noi ci grazie vedremo del buon sicuramente caffè. Per un altro buon caffè. Mi raccomando, seguiteci, domani saremo qui con un altro ospite, ma Domenico ci promette che tornerà e sicuramente Sud darà spazio all'intera squadra. Benissimo. Perché sarebbe una cosa molto bella riuscire a parlare anche con piacere. I ragazzi e conoscere le loro storie di vita. Certamente. Grazie. Saremo Domenico. Con voi, voi con noi, insomma. Assolutamente. Ci aiutiamo a vicenda. Quando volete. Va bene. Ciao, grazie.